Da gregario a campione, il volo di Luigi Mele lo racconta suo figlio Silver, giornalista sportivo e collaboratore di 8 Channel 696, che ha voluto ripercorrere in un libro le appassionanti imprese sulla bici del papà, quando i campioni del passato ti facevano mangiare la polvere e ogni corsa era solo sudore e fatica. Lui, Luigi Mele, era un gregario che lavorava per gli altri, che poi tagliavano per primi il traguardo, ma aveva un grande talento e Silver l'ha scoperto solo ora, scavando negli archivi degli anni 60 tra ritagli di giornali dell'epoca e filmati in bianco e nero. Luigi Mele avrebbe potuto vincere anche lui tantissime corse in più, ma ha preferito restare dietro le quinte perché si è numeri uno anche da gregario. Silver Mele, come nasce l'idea di questo libro? È un atto dovuto, direttore, innanzitutto nei confronti della mia famiglia, perché ritengo e riteniamo che la storia di mio papà meritasse un pensierino e un ricordo. E poi la considerazione successiva per l'aspetto sportivo, perché sai bene che io mi occupo e vivo di sport. E mio papà Luigi Mele è stato veramente un ottimo ciclista negli anni 60, nel giro della Nazionale Azzurra da dilettante, poi da professionista ha vinto anche una tappa, anzi possiamo dire, perché ho fatto un po' di ricerche statistiche, è stato il primo ciclista campano a vincere una tappa in un grande giro, al Giro di Svizzera, ed era la Bellinzona Vaduz del 1962. E poi secondo l'ultima tappa del Giro d'Italia del 64. Il suo grande rammarico è dal rammarico, dal rimpianto di aver soltanto sfiorato l'impresa, perché sai bene che vincere a Milano ti consente di tramandare il tuo nome per sempre, almeno tra gli appassionati. Da lì nasce questo racconto, il rimpianto che però poi alla fine sfuma anche nel piacere, nella consapevolezza di aver avuto un grande privilegio, quello di poter vivere un'esperienza del genere al fianco di campioni che poi hanno scritto davvero la storia di questo sport. E ho ripercorso un po' questo lungo viaggio anche raccontando episodi legati a Ivan Loi, a Jan Chetil, ai Baldini, ai Balmamion, cioè gente che ha vinto Tour de France e Giri d'Italia e con i quali mio papà con grandissima umiltà ha avuto la fortuna di pedalare. Il volo del gregario, già nel titolo c'è un messaggio significativo, perché si può essere numeri uno in uno sport di sacrificio come il ciclismo anche con un ruolo non da protagonista. Assolutamente così, poi il ciclismo può sembrare sport per singoli atleti, in realtà c'è una componente importante che è quella legata proprio alla squadra e i capitani spesso e volentieri hanno da ringraziare i gregari, quelli che si sobbarcano la fatica anche per loro, spesso e volentieri rinunciando anche al sogno della vittoria per mettersi a disposizione del campione, e questa è una grande lezione che proprio viene fuori dallo sport del pedale. Negli anni in cui correva mio papà, negli anni 60, era molto più accentuata la dinamica perché era gerarchico il ciclismo, c'era il capitano che spesso e volentieri, se straniero, difficilmente scambiava chiacchiere anche col gregario italiano. Oggi è un po' diverso perché chiaramente c'è l'esasperazione anche della cura scientifica, farmaceutica attorno allo sport, a questo sport, però insomma il messaggio non cambia, bisogna far fatica. Mio papà era in gruppo noto come camionetta perché abilissimo a fare rifornimento ai bar per poi dare ai campioni. E oggi non si fa così, però rimane il sacrificio che per tutti, forse la lezione di fondo è questa, anche i nobili nel ciclismo devono darsi da fare ogni giorno, devono pedalare e sudare, quindi la fatica è uguale per tutti. Un'ultima cosa, c'è una particolarità, un figlio che scrive del padre, per te quanto è stato appunto poi alla fine difficile raccontare di tuo padre? No, è stato molto facile perché nel pensiero che apre il libro io dico mi è sembrato di vivere ad un passo da lui, quasi di pedalare con lui. E ho ritenuto giusto che questa storia fosse tramandata ai miei figli, ai miei nipoti, a quanti avranno voglia di leggerlo, perché secondo me con grandissima umiltà anche lui nel suo piccolissimo ha dato un contributo a questo sport che è favoloso. Era inevitabile che fosse l'auditorium della RAI di Napoli a ospitare la presentazione del libro, perché Luigi Mele, quando ha smesso di correre sui pedali, ha intrapreso la carriera di operatore TV e anche in questa nuova avventura ci ha messo passione e generosità, tenendo ben saldi gli affetti della famiglia. Ragazzi, sono tante le cose che io potrei raccontarvi, perché in corsa ne combinano tutti i colori.
Ascoltate cosa riuscivo ad escogitare pur di riposarmi durante le tappe di trasferimento del giro. Essendo io appassionato di musica leggera ed avendo l'hobby del canto, ero sovente imitato da Adorni, grande campione di quel periodo, ad esibirmi. Io accettavo le sue richieste, a condizione però che mi facesse spingere dai suoi gregari, in modo che l'esibizione riuscisse nel migliore dei modi, senza stonature. La canzone la facevo durare parecchio, così intanto i chilometri passavano e io potevo riposare per poter eventualmente poi nel finale di corsa fare la volata per un eventuale piazzamento o addirittura per un'eventuale vittoria. Gianfranco Coppola, vicepresidente nazionale Ussi, qual è la particolarità di questo libro? Il ciclismo è il racconto di vita. Il ciclismo è l'unico sport ormai dove per vedere i campioni non si paga. Scendi per strada, li aspetti per ore, arriva la carovana multicolore e vedi il tuo beniamino, un flash, ma sei contento. I vecchietti raccontano l'Italia che fu, i ragazzi vedono i big di adesso. Atleti un po' più robotizzati, ma il ciclismo rimane una grande storia di vita. Quello che sa più ingoiare la fatica vince, quello che sa più masticare sacrificio primeggia, quello che sa essere disponibile il gregario e al servizio del capitano, fiero ed orgoglioso come fosse lui il vincitore. In questi piccoli concetti c'è tutta la magia di uno sport straordinario e di una vita bellissima, quella di Gigi Mele. Appunto, la particolarità di questo libro scritto da Silver Mele, Il volo del gregario, che messaggio arriva? Che si può essere primi, felici e vincenti anche senza aver collezionato vittorie. Gigi ha cominciato a fare il ciclista studiando la sera, lavorando la mattina, poi si è impegnato, poi ha dovuto superare degli scogli molto duri, ha condiviso però l'idea del gruppo, che è quella fondamentale in uno sport di squadra per eccellenza, il ciclismo. Quindi il messaggio che arriva a tutte le generazioni è la capacità di credere che tutti i sogni siano possibili. Il 1964 è l'ultimo anno di corse per la Gazzola, che prende regolarmente parte al Giro d'Italia. Nell'ultima frazione, la Biella Milano, con tradizionale arrivo al Vigorelli, la maledizione del secondo posto si ripresenta. Quando ormai tutto sembra presagire un successo, Gigi cede di un nulla al tedesco Willy Altig, fratello del campione del mondo Rudi. Una delusione che neppure il secondo posto finale nella classifica dei traguardi tricolore o il quinto posto alla Coppa Placi riescono a lenire. Mele correrà ancora due stagioni, la prima da indipendente, la seconda con la Svizzera Quinen e l'amico di tante battaglie Oreste Magni, senza più assaporare piazzamenti di rilievo. La bicicletta tuttavia lo accompagnerà anche dopo il ritiro dalle gare. Entrato in Rai come motociclista al fianco di tutti i grandi cronisti, da Santini ad Ameri, Provenzali, Icardi, Ferretti, Mele segue Giri d'Italia e Mondiali prima di passare al montaggio audio-video e coronare una brillante carriera trentennale con la televisione di Stato. Fino ad arrivare ai giorni nostri alla 300ª puntata di Sport Magazine, rubrica di cui l'inossidabile Gigi Mele è regista. Una vita all'attacco, insomma, una vita nello sport senza la paura di mettersi in gioco, di provarci fino in fondo anche quando le forze ti abbandonano e i muscoli fanno male, senza mollare, mai. La gola che chiede da bere, c'è un'altra.